Ciao fiorellini, fiorellini, oggi abbiamo fatto un vlog insieme e mi avete fatto compagnia come sempre. Però prima da iniziare questo video vi dico da iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina che sta tutto qua sotto e mettere tanti pollici su. Via la sigla! Buongiorno fiorellini, fiorelline, pure oggi andiamo a camminare. Ogni tanto faccio video, vi faccio vlog, non ve li metto tutti in fila, però ve li metto sparsi dal mese, perché così quando non posso uscire perché piove o qualche altra cosa, io ho i video pronti per mettervi. Vabbè, adesso sto andando a camminare come sempre. E non mi dimagrisco. Vabbè, io mi dimagrisco sempre poco. Sono andata sempre lenta, lenta, lenta al mio dimagrimento, però vado più lenta, ma riesco ugualmente a arrivare come l'altra volta, piano piano. Va bene, adesso stiamo andando a camminare, speriamo che questi giorni non piove, perché se no è a casotto per andare a camminare. Vabbè, vediamo. Oggi andiamo a camminare solo, poi andiamo a casa, pranzo, robe così, perché ancora la pensione non l'ha presa, perciò non andiamo a fare spesa, robe così. Oggi non so quanto lo metto, perché vedo che quando faccio i video vlog mi piacciono di più, perché vedo che mi guardate di più, cioè ASMR di meno, non lo so. ASMR mi andava bene quando io facevo un altro canale che faceva solo ASMR. Allora quello lì mi andava benissimo, però mi si scancellavano di qua. Ho detto cavolo, mi si scrivono di là, mi si scancellano di qua. Allora pure per questo io non l'ho fatto più, perché da una parte mi si scrivevano, da una parte scancellavano. Per me il primo canale importante è questo qua, perché ho 4 anni che io ho questo canale, perciò per me è più importante questo che il secondo canale. Perciò per questo motivo. Comunque ci sta tra le cose qui l'apetto. Vi faccio vedere. Ecco, c'ho l'apetto qua davanti che va pianissimo. E poi ci fermiamo, stiamo a 20. I nuvoloni ci stanno, eh. Ah, meno male che gira. Meno male che gira, meno male che gira. L'apetto, boh, inizia. Che sogno, mi sono svegliata adesso il trattore. Mamma mia. Ecco, adesso andiamo giù. Andiamo giù a camminare. Tanto che mo so le 7:49. Sono 7:49 e stiamo andando giù adesso. Vabbè, l'estate è meglio perché l'estate poi nasce presto, proprio così. Vabbè, che mo con queste cose che dicono che non puoi andare. Vabbè, alle 5 non andavo, eh. Dalle 5 alle 18.
poi andare in giro. E poi dalle 18 in poi c'avevamo cosa. Come sono dentro casa, ma io non ho, per me è perché Conte ha mandato troppo presto gente al mare. Non lo doveva mandare al mare, non ci devono andare al mare persone. Ognuno doveva stare al paese suo. No, paese. Non devono cambiare regione, in poche parole, devono andare sempre a regione loro, così. Perché gli assemplamenti ci stanno sempre. Facciamo un giro, perché gli assemplamenti al mare, come si fa a non fare gli assemplamenti? È difficile. Tutti dovrebbero averci cervello, che non si dovrebbero mettere vicino. Io, pure quando non dicevano che non dovevamo mettere una mascherina, ci stavano persone che dentro a coso, dentro ai negozi, non se la mettevano. Perché poi dicevano che fuori non si doveva mettere, e io vedo persone che non si mettevano dentro un negozio. O vedo persone che non si disinfettano le mani quando entrano. Entrano così senza disinfettarsi, senza fare niente. E questo è il problema. Il problema è questo, delle persone che non fanno le cose, e qui non finisce più sto Covid. Perché se ognuno ha un negozio dove dovete disinfettare, disinfettatevi, no? Al negozio si doveva mettere mascherine, mettete le mascherine. Che c'è? Non lo so, giusto che cammina, che fa allenamenti, robe così, e l'ossigeno non se lo possono mettere. Poi io dove se cammina non è che ci sta gente, non c'è gente, perciò non ci stanno assemplamenti. Però se ognuno facesse la parte sua, a quest'ora il virus non ci sarebbe stato più. Perché se ognuno faceva le cose sue, invece io vedo pure qui da noi, per esempio, le zone mie, se ci sta qualcuno o due persone che non si sono messi, però se vedevano altri paesi che non se la mettevano proprio, non mi fregava più niente. E la vacanza al mare, tutti appiccicati, e poi facevano vedere i mercati, tutta gente e tutte cose così. Ma e la testa dove sta? La testa dove sta questa cosa? Io non è perché mo c'ho 50 anni, 51 così, ma io ci ho avuto sempre ragionamenti così, da grande, pure quando stavo nell'adolescenza. Infatti mi ritenevano sempre più grossa. Io quando l'altro gli piaceva la musica, a me piaceva la musica dei tempi di mio padre, l'anni 50, 40, così. La musica di mio padre mi piaceva, invece loro sentivano altre musiche, infatti mi dicevano che era antica, perché mi piacevano le musiche diverse. E io ho dato sempre, a mio padre gli ho dato sempre retta sulle cose. Che c'ho avuto, come padre io parlavo tanto, mi ricordo che lui aggiustava le TV e faceva cose dell'antenna, roba così. Mio padre era molto intelligente, era un elettricista, e un pittore, un sacco di cose. Manca troppo, manca mio padre, no? Pure mamma, vabbè. E insomma niente, io sempre ho ragionato così. Comunque se ognuno farebbe a parte sua, adesso che c'è scatenato tutto, che ci stanno la privazione, robe così,
ma fatevi una cosa di coscienza che quando cioè, ti librano state attento, pure non doveva, per me non dovevano andare al mare perché si è riscatenato tutto, perché chi è andato all'estero e non si sono fatti il tampone e allora casino così, dovete avere. Le persone così devono pensare pure a altre persone, non si devono pensare solo a loro stessi, non si deve pensare solo a noi stessi, dobbiamo pensare pure alle persone che ci abbiamo intorno, le persone che ci abbiamo intorno dobbiamo pensare. E questa è la cosa, non dobbiamo pensare a noi stessi, che noi stiamo bene, non abbiamo quelle patologie che potremmo rischiare. Ma pensiamo, pure le persone che ci stanno vicino e poi hanno le patologie, non è perché io c'ho mio marito che sta in rischio, però dovete pensare, perché ci stanno persone che io ho visto che sono entrate dentro negozi con la mascherina. O ieri che sono andata a fare spesa, io sono andata a Eurospin a prendere l'acqua, io mi sono fermata per disinfettare e quello è passato per dritto. Infatti quella nel negozio stava a guardare, guardava a me che mi sono fermata, vabbè non ci stava disinfettante, però io mi sono fermata. Ho spinto quella cosa per disinfettarmi le mani, però non ci stava perché già ti ricordo 7 volte non ci sono i disinfettanti, non so perché. Se porto la borsa, allora io ho il disinfettante dentro la borsa, c'ho la mucchina, quella proprio della farmacia c'ho. Però se non porto, per esempio quando vado a camminare, che non lo porto la borsa, perciò non porto la mucchina. Per comprare farmacia mi ricordo perché in quel periodo non si trovava più. Volevo comprare la cinese, però la cinese mi faceva la redazione. Io volevo dire qua che vedete la bocca che è un po' più fatta così. Non so se vi siete mai accorti che io ho leggermente la bocca un po' storta qua. Ma perché quando mi ha preso all'inizio l'infarto, vabbè, il cuore, mi ha storto la bocca, mi si è rindrizzato, che ce l'avevo storta così, ce l'avevo così, proprio così. Però mi è rimasta sempre questo segno qua, un po' storto, cosa. Non è che, non so se vi siete mai accorti, però io c'ho un po'. La bocca fa così perché è il problema che ci ho avuto quando la prima volta che mi sono messa a dieta, mamma mia, dove piano questa, che mi sono messa a dieta e mi è venuto l'inizio di infarto. A me il peso mi fa sempre problemi, problemi, problemi seri. Come ieri per esempio mi faceva un po' male al cuore, ma boh, mi sentivo dolore al cuore all'improvviso. Vabbè che c'è grassi sul cuore, però io mi dimagrisco pochissimo, 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 pochissimo. Vabbè comunque siamo arrivati mentre stavamo a parlare. Ecco adesso sono scesa dalla macchina e vado, vabbè, mi sono portato il cappello se tante volte tira vento così, perché a me mi dà fastidio il cappello. Mi sono scordata la caramella. Vabbè, io vado a prendere le caramelle, perché le caramelle mi hanno fatto passare pure la tosse. E poi andiamo a camminare.
Non si vede niente. Ecco, siamo ripartiti. Adesso vado a camminare, vero? Ho dovuto prendere Golia, perché questa qui è Active Plus. E questa qua mi ha fatto passare la tosse. Non lo so. Ce l'ho una sul comodino, un'altra su una cosa. Io ho 3.000 allergie. Vabbè, comunque non è mi sto dimagrando. Stavo a parlare con Quirino prima. Ho fatto io sempre, mi sono dimagrita poco, ho fatto fatti lenta. Io avevo una vecchia amica che lei buttava via i chili di botto così. E io invece, mamma mia, per dimagrirmi. E non scherzo, sto giacchetto per stare un po' più sottile. Questa dove sta un po' più larghetto. Poi vabbè, c'è lacci se mi sta grosso. Vabbè, comunque oggi fa quasi caldo, vabbè che sono tutta portocanottiera, maglione, giacchetto, tutta pelliccia, sciarpa, scaldacollo, vabbè, che io soffro di gola, meglio mettersi la sciarpa, cosa, scaldacollo. Va bene, comunque stiamo andando a camminare, faccio vedere, poi dopo faccio vedere il pezzo su più su, perché così cammino più veloce. Ecco, questa ombra sono io e adesso andiamo a camminare all'inizio e poi vi faccio un'altra piccola registrazione più su. Ah, c'è un fiatone. Ciao, a dopo. Guarda qua, mi stavo ascoltando. Ho quasi fatto metà. Vabbè, tutta sta via ho fatto. Stavo camminando veloce e mi stavo ascoltando a fare video. Perché quando non registro vado velocissima. Faccio un passo veloce. Ma diciamo un fiatone. Vabbè, comunque sono arrivata qua. Ci vediamo dopo, se no cammino un po' piano. Comunque, ecco, comunque sono arrivata a finito a camminare. Adesso andiamo a casa. Ci vediamo a casa. Ciao. Fiorelline, come sempre mi sono scordata a fare il pranzo e pure la cena. Allora, a pranzo ho mangiato 3 pacchetti di cracker e a cena mi sono mangiata la fettina alla griglia, 150 grammi. Però adesso è finito pure questo video, spero che vi è piaciuto e quando riandrò a camminare, non sempre perché sennò tutti i giorni vi dovrei fare il video e vado a camminare, ve lo rifaccio vedere o qualsiasi altro vlog, ma vediamo che tocca fa. Speriamo che non ci chiudano dentro casa, che non si può andare più da nessuna parte. E va bene, io spero che vi è piaciuto e al prossimo video. Ciao.